Posso mai piangere per tutto? Ma io come inizio un video così? Allora, il punto è questo. È che più o meno, uno ha sempre un discorso più o meno preparato. Perché ci arriva nel tempo a prepararselo? Cioè, non so come spiegarmi. Nei mesi, quasi un anno. Nei mesi, quasi un anno, uno lavora così tanto che non è che è un esame che uno deve studiare e allora le cose le sa perché un po' ce le appiccicate in testa stile post-it, che dopo l'esame cadono questi post-it, uno ha dimenticato tutto però mira al voto. Il problema è che io queste cose le ho fatte, cioè come se quel testo dell'esame non l'avessi dato a qualcuno, ma l'avessi scritto io. Quindi io so perfettamente quello che devo dire, ma non ho organizzato una scaletta per dirlo al meglio. Non l'ho organizzata perché non lo so fare, ci ho pensato e ci penso da giorni. Come presenterò le mie agende? È difficile perché, uno, perché mi hanno fatto impazzire, diciamolo, perché è un po' come quando si parla di un figlio, che sarà il più bello del mondo ai nostri occhi, ma è una peste, non ci fa dormire, ci smonta la casa. Però sono anche le mie figliolette, quindi ai miei occhi sono stupende. Ok, fatta questa premessa da mamma, è da quasi un anno che ci lavoro. Poteva essere febbraio, marzo, una cosa così. Ho iniziato, forse il tema l'ho anche sviluppato prima nella mia testa, cioè probabilmente subito dopo l'agenda delle divinità ho iniziato a pensare la prossima come sarà. La prima cosa che mi è venuta in mente, io voglio fare una roba sul cielo, sulle costellazioni, sulla volta stellata, sulla Via Lattea. Io voglio lasciarmi ispirare da tutto questo. Poi ho iniziato a fare le storie dell'arte. Mettimi a fuoco, non mi complicare la vita pure tu. Poi ho iniziato a fare le storie dell'arte, cioè integrando al mio profilo, che comunque di fatto è un profilo artistico perché io comunque condivido disegni, però ho iniziato a integrare tutto quello che riguarda la storia dell'arte. E lì mi sono fatta delle domande, poi in effetti è successo dopo, però vabbè, mi sono iniziata a fare delle domande tipo: ma io voglio veramente fare una cosa sul cielo, sulle, perché quello può essere un interesse mio, ma non so se poi realmente è così in linea con il mio profilo. Forse le persone che seguono me mi seguono perché sono ispirate da questo discorso di arte, di disegno, di poesia. Forse non c'entra niente un mio interesse personale con tutto quello che sto facendo. Quindi ho deciso di cambiare rotta e, pensando che sarebbe stata un'agenda 2020, quindi 2020, anni 20, mi sono detta: voglio fare un'agenda anni 20, quindi Art Deco. Il soggetto principale a cui mi sono ispirata, ve lo dico subito, ve lo butto via subito qua. Il soggetto principale al quale mi sono ispirata per tutti i miei disegni è Alphonse Mucha. Spero si pronuncia Alphonse Mucha, perché l'ho sentito pronunciare in tutti i modi, anche dai professori stessi. Comunque avete capito. Perché io l'ho sempre amato e devo dire che Alphonse Mucha fa anche parzialmente parte della mia vita, si può dire, no? Comunque della mia storia. Perché sia a casa di mia mamma e di mio papà che a casa di mia zia, dove comunque sono e che prima a casa dei miei nonni, ci sono sempre state le stampe di Muscia o di Muscià sue. Quindi io ho sempre visto questi lavori attorno a me e sono sempre stata affascinata, nel senso che mi hanno sempre ispirato tutto, ma non solo il disegno. E infatti i miei disegni sono per lo più, cioè l'outline è bidimensionale, quindi non è che io creo una tridimensionalità attorno al volto di virgola. È un'ispirazione che mi porta poi a fare altro, ma anche come i colori così pastello, tutti questi fiori. A me mi hanno sempre ispirato e quindi ho detto: io voglio mettercelo, questa parte di me la voglio mettere, non ce la farò, la voglio mettere nella mia agenda. Poi mi sono detta: ma può un'agenda essere solo ispirata all'Art Deco e Alphonse Mucha? La risposta è sì, però la mia risposta personale, perché comunque io parlo di arte, parlo di disegni, però in realtà poi alla fine io parlo di me. E quindi mi sono detta: e qua lo stilista di Gucci mi ha fregata. Perché mi ha fregata, come si chiama? Micheli, quello con i capelli lunghi. Mi ha fregata
pagata perché ha fatto un profumo la cui grafica è ispirata alla volta della Cappella degli Scrovegni. A me quella volta mi ha ispirato Muscia, mi ha ispirato il libro di Samantha Cristoforetti, perché mi ha ispirato la sua biografia, la sua vita, le sue ispirazioni, quello che ha fatto nella sua vita e tutte... perché? Tutte queste ispirazioni mi hanno portato all'agenda 2020. L'agenda 2019 è così ariosa, così fresca. Parto dalla notte ma arrivo al giorno, no? Perché l'agenda, le divinità, io le ho fatte uscire un po' tipo sfilata e in ordine d'apparizione proprio nella real life, no? Quindi si parte dalla notte con appunto la divinità della notte, poi si passa all'alba, quindi si arriva a disegni super ariosi, colori pastello, freschi, leggeri, non si arriva mai, non si torna mai alla notte, si parte dalla notte, si passa per Eos, ma si arriva ad Afrodite, si arriva a Pandora, e sono queste divinità così leggere, fresche. Io ho fatto una collezione 2019 con questi colori. Io ho deciso di passare dal giorno alla notte, di fare uno switch, di cambiare tutto. Ho deciso di cambiare atmosfera, di cambiare ispirazione che io ho ricevuto e che voglio darvi, perché di giorno si vedono i colori chiari e si vedono le trasparenze, ma di notte arrivano i sogni. Quindi, per quanto, e lo dico rosicando, io sia stata preceduta dallo stilista di Gucci nella mia matita, nella mia ispirazione su Giotto e la Cappella degli Scrovegni, vi presento la mia linea 2020 ispirata alla notte, ai sogni e ai desideri più nascosti, alle nostre passioni che affiorano solo la notte. Perché io sono sempre stata affascinata dai cieli che vedevo alle Isole Eolie, che adesso purtroppo Vulcano non si vede più perché ci sono troppe luci, ma quest'estate a Stromboli io ho rivisto il cielo che vedevo quando ero bambina ed era veramente un manto di stelle. E questa mia ispirazione, il manto di stelle, l'ho rimessa anche, l'ho riversata anche in un mio disegno. Perché chi conosce il cielo vero di notte, quello che ti pesa addosso per quanto è pieno di stelle, quello è un manto di stelle. La matita che rappresenta e che dà il via a tutto, come sempre, quest'anno non sarà verde acqua, ma sarà blu notte. Ovviamente come l'anno scorso il fusto è opaco e la sensazione tattile è molto, come si dice, coinvolgente, non lo so, la impugni bene perché non è lucida, è opaca, è quasi gommosa. Le stelline sono dorate e non sono quelle di Giotto, per fortuna, perché altrimenti Gucci mi faceva un mazzo così, però comunque sono riprese da un decoro art deco e comunque ovviamente quella è la mia ispirazione. La ferula dello scorso anno era rosa, la ferula di quest'anno sarà dorata e la gomma sarà blu notte, quindi è la frase, perché voi sapete che nella mia matita c'è una frase ispirazionale. Lo scorso anno c'era scritto disegni i tuoi sogni, quest'anno ci sarà scritto ispirata da Samantha Cristoforetti per Aspera Alastra. Invece la nostra agenda completamente diversa, io ve lo dico. Ci saranno tante differenze con questa agenda, prima di tutto la qualità. Io l'ho detto in alcune storie, ma magari non tutti l'hanno sentita e quindi lo ridico anche qua, perdonatemi se l'avete già sentito. Lo scorso anno io ho fatto fare l'agenda all'azienda che ha prodotto tutto, e qui cambio anche la matita. Come avevo detto in alcune storie, ho fatto un evento che non vi posso raccontare perché ho firmato un contratto di riservatezza, ma ho fatto un contratto, un lavoro con un'azienda speciale. Durante questo evento io ho avuto fra le mani un biglietto bellissimo. Io conosco una persona che lavora per quell'azienda, ho chiesto a questa persona
mi fai un favore, ma scopri dove questa azienda manda in produzione tutta la parte stampata? E lei ha scoperto qual è l'azienda, quindi io ho scoperto qual è l'azienda, quindi io ho voluto che queste agende venissero stampate da questa azienda. La qualità non è solo molto più alta, e comunque non voglio togliere assolutamente niente alla mia agenda dell'anno scorso, che ho amato, che uso, che ho usato, strausato. Quest'anno l'ho voluta cambiare e io personalmente quest'anno sono più contenta del prodotto finale. Mi sono fatta aiutare da un grafico speciale e che io assolutamente devo per forza ringraziare, quindi Giorgia, si chiama Giorgia Polo. Il suo account su Instagram, se le volete seguire, e ve lo consiglio, è Giorgette ed è un amore. Quindi l'agenda di quest'anno sarà completamente diversa, ce ne saranno due. Attenzione, ci sarà un'agenda grande in A5, quindi esattamente lo stesso formato dello scorso anno, perché io avevo fatto un sondaggio, volevo sapere, ma voi preferite le agende grandi così da tavolo o le agende da borsetta? E mi avete risposto 50-50, si fanno queste cose, io che cosa devo fare? Le devo mandare in produzione entrambe, infatti sono andate in produzione entrambe. Allora, io ve lo dico, dovete fare uno sforzo enorme di immaginazione, perché l'agenda che è piccola non è come l'avrete voi, nel senso che sarà diversa, ma adesso lo spiego, insomma la dovete un po' immaginare. Per questo vi voglio premiare con il premio, il pre-order scontato del 10%, poi vi spiego bene, e comunque me l'ho già parlato via stories. Lei è l'agenda, signori e signore, 2020, è completamente diversa. Questo è il formato grande, quindi la gemellina di quella dell'anno scorso. Come vedete non è cartonata, ma è in coagulato, quindi è una simil pelle, non è pelle, è un materiale sintetico, quindi anche per un'attenzione verso il mondo vegano potete tranquillamente acquistarla. In foil oro con una delle mie ispirazioni per la notte, naturalmente va in combo con la matita, e quindi è blu e oro, e ve lo dico subito, sarà tutto blu e oro, perché di notte ci sono questi due colori. Sullo spessore ci sarà il mio logo, sul retro c'è la mia firma sempre in oro, l'elastico è piatto, fettuccia, non è l'elastico tubolare dello scorso anno, ed è un elastico dorato. Grande, grandissima novità che ho fortemente voluto, non è solo il portapenna, ma è anche la penna dorata, quindi a tutte le persone che acquisteranno questa agenda arriverà questa pennina in omaggio. L'agenda dentro è segnalibro, ma la parte collezione stationery ve la presento in un altro momento, perché non ho ancora tutto, ma tanto l'agenda uscirà fra un pochino, avrete il tempo poi di innamorarvi anche di tutto il resto. L'agenda dentro sarà bellissima, fantastica, perfetta, perché è bianca. Questo è il menabò, questa è una delle prove di stampa, quindi io non ho l'agenda ufficiale davanti, io vi lascerò dei PDF qui adesso che mi scorreranno davanti, maleducatamente non si passa davanti a una signora, perché vi dovrò fare capire un pochino raccontandovelo com'è l'interno. Quindi l'interno riprende invece il layout, la grafica art deco, sia nel font, quindi nel tipo di carattere scelto, sia nei disegni grafici. Ho voluto un'agenda il più pulita possibile, nel senso, non ho voluto un'agenda per ragazzini, ho voluto un'agenda per donne eleganti, con un senso di pulizia estetico il più alto possibile, con uno stile, ecco, io ho voluto un'agenda stilosa, con personalità, perché ha tanta personalità questa agenda, ed è un po' la cosa che un po' mi spaventa, nel senso che ho proprio tanta personalità, perché è un'agenda che vuole solo due colori, il blu e l'oro, due colori eleganti, e che ha dei temi precisi, netti, dai quali non si scappa. Quindi sì, è stilosa e con personalità, questa cosa mi spaventa tantissimo. I disegni che ci saranno, come vi dicevo, sono esplicitamente ripresi da uno dei miei artisti preferiti, che è Alphonse Muscia, perché ho voluto uno stile liberty importante, presente, art deco e stile liberty, anni 20. Io ho voluto un'agenda degli anni 20, 100 anni dopo. Per tutte le persone che mi chiederanno, ma che mi hanno chiesto in tutti questi mesi quotidianamente, ma sarà giornaliera, sarà settimanale, sarà verticale, sarà orizzontale, sarà scolastica, sarà annuale, sarà milioni di domande tutti i giorni, e allora l'agenda per comodità
e per coerenza stilistica sarà uguale all'anno scorso. E allora ci sarà, sarà un'agenda settimanale, quindi divisa facciata destra, facciata sinistra, con tutta la settimana davanti, orizzontale, per coerenza, per proseguire una cosa che io ho iniziato e che ho voluto, con cui mi trovo bene. Ho voluto riprendere qualcosa dello scorso anno, quindi l'impostazione, perché voi vi siete trovate bene e quindi non ho avuto motivo di stravolgere l'interno. Non ci sarà solamente una versione della mia piccola e tra parentesi anche indipendente, perché ci tengo a sottolineare che tutto quello che vedete è frutto dei miei sacrifici e io questo lo rivendico, perché non ci sono partner e brand che stanno, mi aiutano. Ah, non vi ho detto! Altra cosa che mi avete strarichiesto, oltre alle dimensioni dell'agenda piccola, è che ho inserito anche quest'anno, che ho inserito quest'anno e l'anno scorso non c'era, scusate la dimenticanza, è il laccetto. Credo di aver capito che non sarà questo il laccetto definitivo, ma comunque ci sarà un laccetto segnapagina, segnalibro dorato, esattamente come l'elastico, come la penna e come la copertina, quindi sì, ci sarà un segnalibro. Come vi dicevo, ci sarà anche l'agenda da borsetta, e l'agenda da borsetta è un amore. È esattamente la metà dell'altra agenda. Adesso la vedete viola, ma è una prova di stampa. In realtà sarà esattamente lo stesso blu dell'altra agenda, quindi non vi spaventate se adesso vedo un'agenda viola e dite eh? C'è l'agenda piccola, e anche in questo caso devo fare una precisazione, e la precisazione la faccio con uno scotch. Quando mi hanno dato la prova di stampa, io l'ho guardata e ho detto c'è qualcosa che non mi torna, non riesco a capire, non riesco a capire. Era l'elastico, non mi piaceva, è troppo grosso. Quindi, oltre a non essere questa agenda viola, perché sarà blu, l'elastico non è così grosso, ma sarà così sottile, perché questo è 0.9 mm, cioè questo, mentre questo sarà 0.5 mm, ma sarà comunque dorato. E adesso ve lo faccio vedere. Adesso sarà rosso, però l'elastico sarà dorato. Ve lo avevo anticipato. Vi richiedo uno sforzo di immaginazione. Quindi, con questa dimensione di elastico, naturalmente non rosso, così sarà la vostra agenda. Anche questa avrà la pennina dorata con il portapennina, anche questa avrà il suo segnalibro dorato, e questa ha le stesse identiche caratteristiche in piccolo di questa. È la sorella minore da borsetta tascabile. Tra l'altro io vorrei anche sottolineare la comodità di avere un agenda incoagulato e non un'agenda cartonata, cosa che ho voluto fortemente, perché cioè, metterla in borsa, metterla in scrivania è molto più comodo, e anche quando la dovete aprire si apre molto più facilmente e rimane aperta molto meglio rispetto all'agenda incartonato, quindi è più comoda. Adesso qui vedete le pagine totalmente bianche, perché sono, appunto vi dicevo, una prova di stampa. Però queste saranno le dimensioni, quindi hanno ricostruito esattamente le proporzioni di come verranno le agende, quindi queste saranno le dimensioni. E basta, solo loro. L'anno scorso vi ho regalato degli stickers, quest'anno non vi regalerò gli stickers, perché l'anno scorso erano divinità, ognuno poteva sentirsi rappresentato dalla divinità, da una divinità o da un'altra, quindi diciamo lo sticker secondo me aveva un pochino più di senso. E tra l'altro, come vi dicevo via stories, molte persone non hanno utilizzato i miei stickers, perché dicevano no, erano così carini che mi dispiaceva utilizzarli, e a me un po' mi è dispiaciuto, quindi ho messo in vendita gli stickers che mi erano rimasti, perché così dicevo uno te lo conservi e uno lo usi. Quest'anno voglio omaggiarvi di qualcosa di effettivamente utile, quindi che non conservate ma che potrete utilizzare. Io ho pensato di omaggiarvi di una cosa che non è personalizzata, virgola, perché aveva dei costi di produzione così alti che sinceramente non ha senso né regalarvelo, perché ci vado tipo sotto di brutto, ma nemmeno venderlo, perché avrebbe un prezzo invendibile, cioè troppo alto rispetto poi al valore che ha. Quindi ho deciso di comprare uno stock di washi tape, che però vi omaggio, non sono ecco personalizzati, virgola, non sono miei, li ho solamente presi e ve li regalo, ovviamente in tema stelle, ovviamente blu notte, ovviamente con luna e stelle metallizzato oro. Spero abbiate apprezzato tutto il mio sforzo, che è stato, vi giuro, enorme. È stato uno sforzo di cambiamento, di un'ansia da prestazione che ho avuto non indifferente, perché l'anno scorso avete amato la mia collezione e io non sapevo come potevate prendere, cioè avevate delle aspettative nei miei confronti, no? E io non sapevo se riuscivo ad essere all'altezza delle vostre aspettative. Io adesso spero che voi abbiate
Non lo so, una bella sensazione guardando queste agende. Io sinceramente sono stupita di come sia riuscita ad essere, a cambiare e comunque rimanere fedele a me stessa. Io sono proprio felice di questa collezione, per quanto fino a ieri pensavo, aspetta, ma il grafico aspetta, partorisce fra 20 giorni, quindi ho il tempo di rifarle tutte da capo. Ecco, sono felice di questa collezione, però naturalmente la mia ansia mi porterebbe a cambiarle oggi. Non so quando usciranno di preciso perché aspetto i tempi del produttore, sicuramente entro e non oltre le prime 2 settimane di ottobre, quindi potrebbe essere dall'1 ottobre al 15 ottobre, io non lo so, però entro quel tempo lì dovrebbero uscire. Da oggi parte il pre-order e per la fiducia che mi state dando, perché non vi sto facendo vedere di fatto le agende complete per così come saranno, per quanto sia molto vicino il risultato a questo che vi ho mostrato, tutte le persone che acquisteranno in pre-order avranno in sconto lo sconto del 10%, ovviamente il rotolino di nastro adesivo, e ovviamente se siete di Firenze potete passare da qui, vi offrirò un dolcino e le potete prendere senza le spese di spedizione. Io ho parlato troppo, fatemi sapere che cosa ne pensate, grazie. E scusate il naso rosso.